Cognitiva che consente alle persone di vivere dignitosamente.
problemi, perché fino ad ora che cosa abbiamo fatto? Ok, la scuola, mi è rimasto impressa, io mi occupo di narrazioni, quindi raccolgo anche le storie delle persone con disabilità, mi è rimasta impressa l'espressione di un ragazzo che ha detto, vabbè, ci hanno dato la scuola, ci hanno dato la sanità e adesso che cosa vogliamo? Vogliamo esserci anche in tutti gli altri aspetti? Ma la nostra vita di persone è fatta soltanto di istruzione e di lavoro? No, però che cosa vediamo? Che in moltissimi casi, dopo la scuola, per i ragazzi non c'è niente. Quindi l'esclusione che noi abbiamo cacciato dalla porta rientra dalla finestra. Allora questo è un pericolo incombente. E badate, quando io parlavo di delirio di impotenza, noi siamo tutti tranquilli, pensiamo che le cose possano succedere solo agli altri. Io sono anche la voglio fare la melagrama, ma l'imprevedibilità, la fragilità, l'imprevisto sono le cifre della nostra vita. Quindi non è che le cose possano succedere solo agli altri. Allora, se noi pensassimo soltanto questo, avremmo un rispetto diverso per le altre persone, considerandole veramente persone, ma negli aspetti anche più banali, a scuola, per strada. È diventato penale da pochissimo tempo l'occupare il parcheggio relativo alle persone con disabilità, perché prima tutti parcheggiavano tranquillamente, non che adesso non lo facciano, perché sappiamo che in Italia insomma non è che la pena se poi uno spauracchio che cambia le modalità. Però se noi pensassimo che la macchina parcheggiata sul marciapiede è un ostacolo per persone che non possono fare il giro, non possono attraversare quel gradino, sono cose piccole, piccolissime, però che condizionano la vita di tutti i giorni. Ci ho citato proprio la cifra di quella che è la nostra organizzazione. Quindi nel libro abbiamo affrontato diversi temi. La percezione della disabilità. Perché fa così paura? Da poco io passavo al centro, un bambino, è passata una persona con disabilità e c'era una mamma con un bimbetto che si è girata a guardare. La mamma l'ha strattonato e gli ha detto non si guarda. Io vi ho letto un indicatore proprio della modalità con cui ci rapportiamo. Che insegnamento è quel non si guarda per quel bimbo? Che cosa non si guarda? Non si guarda quello che non è degno, non si guarda quello che fa paura, non si guarda quello che non deve essere fatto. Quindi un messaggio estremamente negativo. Lo sguardo, il nostro sguardo verso le persone che hanno una diversità deve cambiare nell'educazione, ma deve cambiare anche nel nostro rapporto. E deve cambiare anche per le persone disabili. Perché l'inclusione è una reciprocità, è un andare l'uno verso l'altro. Non è che io sono buona, sono inclusiva e ti accolgo. Quella non è inclusione. Io devo essere inclusivo, devo fare il passo verso di te perché devo riconoscere la tua persona e tu devi fare un passo verso gli altri. Quindi le responsabilità sono condivise, sono responsabilità comuni, diversamente distribuite. Così come succede con i bambini. Anche i bambini hanno una responsabilità nel loro agire, non la possiamo certamente considerare al pari di quelli adulti. Quindi questo testo vuole essere proprio un motivo per riflettere su diversi aspetti. Molto interessante, per esempio, l'articolo che Gianluca Amatori ha scritto sulle madri con disabilità, che è un tema che non si affronta mai. Invece è un problema diffuso ed è un problema estremamente urgente, perché anche le persone con disabilità hanno il diritto a sperimentare la maternità se lo desiderano, ma molte volte la disabilità interviene anche quando la maternità è già in atto, quindi coinvolge a livello sistemico per esempio la famiglia. Noemi De Bianco, collega dell'Università di Macerata, affronta la tematica dell'autismo, che è oggi un elemento
scuola è la base per tutto. Se noi non curiamo l'inclusione a scuola, e vi assicuro che il lavoro da fare ce n'è tantissimo, tutto il resto necessariamente sarà compromesso in qualche modo. Quindi vi dicevo, noi abbiamo una legislazione fantastica. Io credo che sia veramente con molta obiettività, lo dico, credo che sia una delle migliori al mondo. Ma molto spesso rimane assolutamente inattuata. I principi non possono avere un valore sé per sé se rimangono slegati da quella che è la relazione sociale. Ho fatto molti progetti internazionali e ho visto paesi che noi reputiamo molto avanti che hanno ancora le scuole speciali. Però sono scuole speciali che funzionano. La Germania, con la quale ho lavorato parecchio tempo, ha delle scuole speciali veramente valide, ma sono dei ghetti dove tu entri e vedi solo persone con disabilità che stanno tra di loro. Questa è la negazione dell'inclusione. Io dico sempre anche ai miei studenti che se avessimo i soldi dell'organizzazione della Germania e le nostre idee, saremmo perfetti. Purtroppo noi non abbiamo molto spesso le risorse, non abbiamo le capacità organizzative, non abbiamo le capacità proprio di strutturare i contesti di apprendimento in maniera tale che l'inclusione veramente diventi incarnata. Pensate soltanto alla formazione degli insegnanti di sostegno, ne mancano veramente decine e decine di migliaia, nonostante i corsi si facciano, sono sempre una goccia nel mare. Io vi dico il dato della mia regione, la Sardegna: mancano 6.000 insegnanti di sostegno e quest'anno con l'ultimo corso se ne stanno formando 400. Voi capite che è una proporzione assolutamente inconcepibile. Quindi scuola, lavoro, ma dignità della persona nella partecipazione sociale allargata, nella possibilità di frequentare anche a livello informale gli amici, andare a mangiare una pizza, cioè per molti dei ragazzi che noi seguiamo e incontriamo, questa è ancora una chimera. E allora non vogliamo assistenzialismo, perché non ci facciamo niente alla pietà, non ci interessa. Molto bello la citazione riguardo a Rolfo Lero. C'è molta gente che mettendosi le mani in tasca pensa di aver assolto al suo compito civico ed etico. Non è questo. Però io invito anche alle associazioni a mettersi un po' nella condizione di non ingenerare questi atteggiamenti. Perché vedo troppe vendite, e l'uovo di Pasqua, e il panettone, e la zalea, e il lavoretto, e la cosa. È un mercimonio. I nostri ragazzi non hanno bisogno delle cose. I nostri ragazzi hanno bisogno di riconoscimento, le nostre persone hanno bisogno di essere riconosciute come persone e incluse nella società. Basta con le esibizioni, basta. Adesso uscirà un film tra poco sulla sindrome Down, sto aspettando, perché sta passando anche il messaggio che se tu inserisci una persona con disabilità vuol dire che hai assolto il tuo compito, stai dando la visibilità. Ma dare visibilità non significa includere, anzi molto spesso quella disabilità trasforma la partecipazione in una specie di circo mediatico che ha il valore esattamente opposto sulla percezione delle persone. Quindi i processi sono molto complessi, molto difficili da far passare. Cerchiamo di impegnarci tutti. Io sono molto grata al Comune di Fano di essere presente nella persona dell'assessore, perché discutere di queste cose, io capisco la difficoltà, perché non è che una realtà associativa necessariamente porti avanti un discorso che tu pure è costruttivo, cioè non basta la buona volontà, l'intenzionalità molto spesso, come si dice, c'è un proverbio, se me lo ricordo bene, che la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni, no? Molte volte noi pensiamo di fare una cosa positiva e invece stiamo andando in tutt'altra direzione. Quindi il tavolo, la discussione, la negoziazione,
relazione, ma soprattutto la formazione degli operatori, la formazione anche dei volontari. Io credo che oggi il terzo settore non si possa più permettere la persona che ha 5 minuti e va a donare, deve essere sistematizzata, perché se io lavoro con persone che hanno una fragilità, devo avere un minimo di formazione, non è